Sindaco, purtroppo sull'isola di Ischia si continua a cercare i dispersi, davvero una tragedia quella avvenuta nelle prime ore di sabato scorso. Purtroppo non hanno trovato ancora i quattro dispersi, non si hanno notizie e al momento diciamo, sono tutti concentrati nella ricerca di questi quattro e ci sono ancora oltre gli otto morti, purtroppo anche questi quattro dispersi. C'è lo stato d'emergenza proclamato dal governo, richiesto anche dalla regione. Lei è chiaramente consigliere metropolitano, ma l'isola sente la vicinanza delle istituzioni, Comune di Napoli, città metropolitana, regione, governo. Ma penso che ognuno sta facendo la sua parte, io oggi sto qua a Napoli, è una giornata importante di consiglio, anche noi daremo il nostro contributo, quindi anche un finanziamento di 1 milione da parte della città metropolitana per quanto riguarda i problemi avuti a Ischia. La regione per il momento è partita con 4 milioni, il governo con 2, quindi è solo la parte iniziale, ma ognuno sta facendo la propria parte perché c'è bisogno veramente di tanto per cercare di tornare alla normalità, anche se non è semplice. Lei ha la delega alle strade, questo è un nodo importante perché già c'erano stati problemi per le piogge dei giorni precedenti, poi si è aggiunta la tragedia di Casamicciola, un problema di viabilità sull'isola. Eh sì, noi in questo momento è tutto bloccato, l'arteria su Ischia non sta funzionando, il giro dell'isola non si può fare e quindi è tutto concentrato da Forio, si parte Serrara, Fontana, poi Buonopane e Barano, quindi in questo momento si ha anche difficoltà ad aprire scuole, quindi un altro problema maggiore, quello dell'apertura delle scuole e ricordo che per andare in DAD c'è bisogno di un decreto da parte del governo, quindi non siamo noi a decidere se andare in DAD, anche se io sono contro la DAD, ma al momento se non si sblocca la situazione a Casamicciola, non è solo una questione di pulizia del piazzale dell'Ancora, ma anche dopo il porto abbiamo avuto un'altra frana che si sta verificando, quindi anche i fabbricati sopra. Abbiamo un po' di difficoltà su tutto il territorio, speriamo di tornare presto alla normalità. E ovviamente sono stati sospesi i lavori di metanizzazione. Ma questo è ovvio, i lavori di metanizzazione li ho sospesi nel mio comune immediatamente sabato mattina, subito ho bloccato tutto, non si poteva proprio immaginare di intralciare la carreggiata, la strada all'SS270 perché deve essere il più libera possibile, quindi anche i miei vigili stanno invitando assolutamente a non parcheggiare. Sindaco, fino ad ora il clima, insomma, ha dato un po' di respiro, ora sta peggiorando, questo la preoccupa. Io ho sentito stamattina, sono stato in contatto con Casamicciola, sono preoccupato di questa nuova allerta tra venerdì e sabato e stanno decidendo insieme alla protezione civile, a tutti quanti, se allargare ancora la zona sgombrata, perché ricordo che gli sgombrati sono circa 250-260, ma sembra che si allargherà ancora di più.